morto un ladro. È morto uno della leggera, uno che fin da piccolo si era distinto per la furberia, per la fantasia, per l'abilità, per il coraggio. Un ladro. Rubava da circa 43 anni e non si era mai tirato indietro. E rubava, malgrado ci avesse pure tanti altri mestieri nei quali eccelleva. L'attore comico, il danzatore, il pittore di scena, il fabbro. Sì, signori, Albertone avrebbe potuto essere uno di quei uomini che passano da onesti, e invece no. Lui rifiutò l'ipocrisia, giocò tutte le carte allo scoperto. Non s'annascose, non finse. Lui non rubava sul peso, lui non giocava in borsa, lui non sfruttava la gente, rubava. Al mondo si presentava tale qual era, e chi ne è qua? Sono Albertone, sono un ladro. E qui, davanti a lui, davanti all'amico morto che ci ha lasciato, morto come tanti altri lavoratori, per un incidente sul lavoro, io, Paolo Argentino, voglio tessere l'elogio del ladro, di tutti noi, di tutti voi. Amici, compagni, colleghi e rivali, ma che sarebbe il mondo senza di noi? Pensateci. Quanti di questi magna fregna che si fregiano del nome di onesti andrebbero a finire sul lastrico? Quanti? E famoli conti. Una buona volta li volemo fa? Li fabbri che farebbero senza i ladri? E le fabbriche di serature? E le fabbriche di saracinesche? E tutti gli impiegati di banca? E i guardiani notturni? E i poliziotti? E i carabinieri? E quelli che costruiscono porte e finestre? E gli inventori e costruttori d'antifurto sempre più perfezionati? E i portieri? E gli avvocati? E i giudici? I secondini? E i direttori di penitenziari? E le guardie notturne? L'assicuratore? E i cani poliziotto? Che farebbero tutti questi senza di noi? Pensateci, amici, pensateci. Madonna, quanta gente rimarrebbe a spasso se tutti noi, tutti insieme, per vendetta contro questa società ingrata, tutti quanti insieme, un bel giorno, allo stesso momento, decidessimo tutti di smettere da rubare. L'economia nazionale se ne andrebbe a rotoli. È per questo che io vi dico qui. Giù il cappello davanti a Albertone, eroe del lavoro. Dico di più, santo. È a noi che la società deve l'ordine costituito e l'equilibrio sociale. Perché noi rubando allo scoperto, copriamo e giustificiamo i ladri che operano coperti dalla legalità. Onore a Albertone e a tutta la ladreria! Mortacci loro! Elio Petri, la proprietà non è più un furto, 1973.